Mi straniera di una sconfitta che fa male all'Ortanova, una partita ancora una volta condizionata da un episodio, perlomeno sullo 0-0, c'era un calcio di rigore, un'espulsione che il direttore di gara non ha decretato. Sì, sicuramente l'episodio era palese, però come vedi sono quattro partite in cui ci sono episodi a nostro favore, ma nessuno mai ce li fischia. Non voglio assolutamente piangere in virtù degli arbitri o questo o quest'altro, però tante cose fanno male. E una partita che sullo 0-0 aveva un'espulsione al portiere e un rigore, la mettiamo, vediamo come va a finire poi sul finale. Poi a noi avevamo due assenze importanti, tra cui la Macchia e Bentos, ma non sono queste le cose che ci devono appartenere. Dobbiamo sicuramente giocare meglio, anche perché abbiamo concesso il primo gol su un 3 contro 2, e quindi questa cosa a me mi fa molto arrabbiare. Ne parlerò in settimana con la squadra. E poi sotto porta non siamo cinici come dovremmo essere. Ecco, una settimana che sarà abbastanza impegnativa, ci sono 4 giorni, poi c'è Canosa, una partita che a questo punto della stagione, con la classifica che si sta delineando, più che una finale è un match point. Vincere lì sarebbe quasi chiudere il discorso. Sì, giovedì ci aspetta una partita molto molto importante, dobbiamo giocarcela come una finale, quindi prepararla nel minimo dettaglio e cercare di portare i 3 punti a casa perché sono importantissimi. Recupereremo tutti, ringraziando Dio, speriamo soltanto di ricevere la macchia prima possibile, vediamo un attimino con la febbre come sta, ma penso che cercheremo di fare sempre il nostro massimo. Purtroppo, come abbiamo ben visto, se gli episodi sono ogni volta questi, ci mandano arbitri da molfetta, sapendo chi si deve anche andare a salvare, vabbè, lasciamo poi parlare i fatti. Ecco, cosa chiederà la squadra a partire da domani? Chiederò concentrazione prima di tutto, evitare quegli errori stupidi che ci permettono poi di subire il gol, anche perché a quello che ricordo non hanno tirato in porta se non 2 volte, massimo 3, e noi sotto porta dobbiamo essere più cinici. Senza Bentos perdiamo un po' quella che è la qualità lì davanti, ma giovedì ci sarà, quindi avremo il nostro bomber. Bocca al lupo. Grazie.